15.818 euro è questa la somma raccolta per il progetto della Fraternità Federico Bindi Ollus, che prevede l'apertura di un secondo appartamento denominato Casa Federico, destinato a persone in difficoltà abitativa che abbiano seguito un percorso con i volontari del centro diurno della Fraternità. Lo straordinario risultato della raccolta fondi è stato possibile grazie all'impegno di tanti privati. Sono stati circa 100 i donatori individuali, oltre a gruppi di amici come il gruppo La Piazzetta, ma anche organizzazioni come la Proloco di Bagnoro, il Centro Aggregazione Fiorentina, la sezione Soci Coop di Arezzo, che hanno donato i proventi di iniziative e mercatini organizzati ad hoc. Le donazioni sono arrivate anche dall'estero, Germania, Spagna, Inghilterra. È un risultato che ci onora, ha detto Cristiano Rossi, presidente della Ollus. Faremo tesoro della fiducia che è stata riposta in noi e ci impegneremo sempre di più affinché chi si trova in difficoltà trovi una seconda chance per poter ripartire, sempre valorizzando la dignità umana. Ad avere un ruolo determinante è stata la fondazione Il Cuore si scioglie. Infatti le donazioni raccolte tramite la piattaforma digitale Eppela sono state di oltre 7.000 euro, raddoppiate dalla fondazione, che ha quindi permesso al progetto di raggiungere gli oltre 15.000 euro. L'impegno della Fraternità è quotidiano nella gestione del centro diurno di via Chiassaia e del grande numero di progetti che permettano a chi si trova in difficoltà abitativa, temporaneamente o meno, di trovare un luogo familiare, affidabile e serio che possa ascoltare concretamente e dare una mano per ripartire.